Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video. Ragazzi, continuiamo la nostra challenge verso le 4000 coppe. Ragazzi, sono un po' sceso come potete vedere. Eravamo arrivati intorno alle 3700 coppe, quasi il nostro record, e siamo scesi a 3625 coppe. Il nostro deck è sempre lo stesso, ma spero di riuscire a salire nuovamente con voi. Come vi ho detto, quando non registro le perdo tutte. Quando registro le vinco, quindi speriamo che questa cosa continui e che quindi vada tutto bene. Allora, una piccola combo iniziale, quindi minatore sgherri, sperando di fare parecchi danni alla torre, cosa che purtroppo non è successa. E purtroppo non ho delle buone carte per difendermi, quindi sono costretto a fare così, perché se no, cioè già così ho preso tantissimi danni, ma purtroppo non potevo fare diversamente. Devo fare così per levargli la sua principessa. Ragazzi, queste partite si fanno veramente, veramente difficili. Quindi, non so, spero di vincerla. Allora, mettiamo il mago qui. Lui inizia di mastino, quindi un po' brutta come cosa. Allora, vediamo un po'. Perfetto, allora la partita è persa perché mastino più quel coso. Io come gioco con il mio mazzo? Non gioco. Ok, allora ragazzi, devo assolutamente difendermi qui. Il problema è che mi devo assolutamente difendere anche di qua. E sembrerà una sciocchezza, ma se non faccio così non mi posso difendere. Infatti ragazzi, i danni li ho presi, ne ho presi tanti e ne sto continuando a prendere tanti purtroppo. Allora, proverei a fare così per fare quanti più danni possibili, ma non lo so sinceramente. Lui mi ha giocato immediatamente il boscaiolo che è antipatico, il drago dietro che è ancora più antipatico ed è anche di livello 5, porca Eva. Allora, giocherei il gigante. Ok, benissimo, infatti l'ho giocato malissimo. Un minatore di lì. Ragazzi, questo ha il deck perfetto per rompermi le palle a me. Infatti ha tutte le carte che io non posso contrastare. Quindi, ok. Allora, mi ha focussato anche la torre principale, quel drago. Quindi lascio proprio stare perché tanto la partita è andata. Quindi proviamo a prenderci una corona, tanto per fare qualcosa. Vabbè, ragazzi, mi sa che non mi vogliono far salire. Devo assolutamente trovare qualche modo per salire. Ok, allora questa è stata persa e persa anche in un modo brutto, brutto, brutto. Però ragazzi, cavolo, meno 29. Siamo a 3596. Passiamo a farne subito un'altra e vediamo se questa la vinciamo. Porca Eva, perché cavolo, non posso scendere così. Allora, comunque i deck sono cambiati veramente tanto da ieri. Allora, lui ha giocato la principessa. Che se io faccio così, potrei prenderla prima di lei. E invece no. Ok, però ho fatto danni. Ragazzi, porca Eva, tutti con questi cavolo di deck uguali, mamma mia. Allora, dividiamo un po' con i barbari. Allora, facciamo così. Mettiamo questo qui, questi qui. E il mago qua. Cioè ragazzi, lo state vedendo voi, è la seconda partita, hanno tutte le stesse carte. È pazzesco ragazzi, tutti, tutti. Non ce n'è uno che usa un deck diverso dalla massa. Mamma mia. Allora, come danni siamo messi male, male, male. Proprio male. Se do un'altra hit sono contento e infatti mai una gioia.
Allora, 1800-1600, diciamo che non è questa grande differenza, però non va assolutamente bene. In più, quegli scheletri, ragazzi, ma hanno tutti gli stessi identici deck, cavolo. Cioè, non si può. Stanno tutti con questi deck praticamente identici. Cioè, tra questo e quello di prima non è cambiato niente, niente. Hanno gli stessi identici deck. Tutto qui. Allora, io difendermi da quella cosa non so che devo fare. Provo a fare un attimo così. Cioè, ragazzi, veramente mi risulta molto difficile giocare contro questi deck. Prima cosa, sono già dei deck che a me fanno male, quindi li soffro molto. Ma, cioè, guardate, no, pure la fulmine, quindi vabbè. Allora, ce la stiamo giocando meglio di prima, questo è sicuro. Ma io non credo che ce la faremo mai perché purtroppo li soffriamo questi deck, ragazzi. Allora, devo solo sperare che... Esatto, lui fa una cosa del genere. Io faccio così, poi faccio così. Cioè, ragazzi, veramente non so come fare. Allora, devo provare il tutto per tutto, ragazzi. O si vince o si perde. Sì, vaffanculo. Sì. Ragazzi, purtroppo usano tutti gli stessi deck, quindi non sapevo, cioè non so come fare, non so come giocare contro questi cavolo di deck, quindi ho dovuto rischiare alla fine e ci è andata bene. Cioè, ragazzi, veramente, l'avete visto voi, due partite, due deck identici. Forse cambiava solo la fulmine, andiamo a vedere. Probabilmente cambiava solo la fulmine. Vediamo un attimo. Cambiava il boscaiolo. Quella degli scheletri e la fulmine, cioè il drago, vabbè, ma più o meno usano tutti gli stessi identici deck. Ok, passiamo alla prossima partita. E purtroppo siamo un po' scesi, però vediamo di recuperare. Bene, lui mi parte così e io dovevo aspettare. Allora, non so, no, non credo che ci sia la possibilità di fare qualche danno in più di quello che ho fatto. Allora, con il mago, la Valchiria di livello 7 la dovrei bloccare. Infatti, sì. Allora, giochiamo un bel gigante royale davanti al nostro maghetto. E bene, bene, si deve solo fare la palla di fuoco. E facciamo delle belle cose. Ok. Se avevamo un po' di elisir in più prima, sarebbe stato tutto molto meglio. Ah, ragazzi, questa ci farà male. No, ok, ragazzi, ho fatto una cavolata pazzesca proprio. Ok, lui ci sta sopra di elisir, quindi in questo momento. Allora, se lui ci sta sopra di elisir, dobbiamo assolutamente difendere usandone veramente poco. Quindi, mago del ghiaccio. Blocchiamo tutto e ragazzi, io non attaccherei neanche in questo momento. Quindi aspettiamo e vediamo come si evolve la cosa. Diciamo che siamo più o meno alla pari. Lui mi gioca la Valchiria, io gioco una principessa molto dietro. E stavo pensando se cambiare focus. Probabilmente lo farò, devo vedere un attimo. Allora metto questo qui, Barbari e sgherri. Allora, la Valchiria deve andare via. Quello anche. Lui giustamente adesso mi caccia la palla di fuoco e mi devasta completamente. Ok, allora vediamo un attimo. Vabbè, lui giocherà il cannone. Allora, se lui giocherà il cannone, io gioco questo.
Ok. Se riusciamo, o dico se riusciamo a fare dei danni, ok, se no perdiamo anche questa senza nessun problema. Allora, palla di fuoco ci sta tutta. Ci sta perché ci sta. E dobbiamo per forza fare minatore. Ok, allora difesa, scarica. E dai ragazzi, all'ultimo secondo, all'ultimo secondo. Se non lanciava quella palla di fuoco è stato molto bravo, ma se non la lanciava sarebbe stato tutto diverso. Ok ragazzi, questa palla di fuoco mia è ottima. Ok, allora principessa, sgherri. Lui la palla di fuoco la lancia davanti, giustamente ha capito dove io difendo. Allora io sto sbagliando, però ce la possiamo fare. Allora mettiamo questo qui, palla di fuoco qui. Ok, i barbari li metto più avanti questa volta. Ok, questa partita potrebbe finire in parità, anzi finirà sicuramente in parità. Anche se ragazzi meritavamo di vincere questa partita. Questa partita meritavamo di vincerla. Ragazzi, una sconfitta, una vittoria, una pareggiata. Come vedete i deck qui cambiano, variano, non si capisce più un cavolo. Quindi ragazzi, mi raccomando, datemi dei consigli, lasciate qualche commento, fatevi sentire. E io come al solito vi ringrazio e mi raccomando, iscrivetevi, commentate e ci vediamo al prossimo video.